Vediamo ora invece di parlare della piattaforma dei pagamenti, della piattaforma regionale dei pagamenti, cioè di MPay. MPay, l'abbiamo già detto, è una sorta di sportello unico dei pagamenti che possiamo utilizzare per fare qualunque pagamento agli enti della nostra regione. Per utilizzare la piattaforma ci dobbiamo collegare a questo link, http://mpay.regione.marche.it. Raggiunta questa home page, vediamo subito nell'home page quali sono le principali funzionalità che la piattaforma ci offre, che sono essenzialmente due. O possiamo fare dei pagamenti online, oppure possiamo visualizzare il nostro estratto conto. Nella sezione pagamenti online potremo effettuare pagamenti utilizzando i bollettini, oppure effettuare i classici, i soliti versamenti spontanei. Nella sezione estratto conto, invece, ci autenticheremo per visualizzare lo storico dei nostri pagamenti, quindi i pagamenti già fatti, oppure visualizzare la lista dei pagamenti che sono ancora in pendenza. Ma quali pagamenti possiamo fare? Quali tipi di pagamenti possiamo fare dentro questa piattaforma? Essenzialmente tre. Il primo tipo di pagamento è il cosiddetto pagamento spontaneo. Un po', diciamo, lo possiamo capire bene. Questo tipo di servizio di pagamento, questa modalità di pagamento, se la paragoniamo al classico bollettino cartaceo precompilato, in bianco. Quindi il classico bollettino che prendiamo allo sportello, inseriamo i dati della nostra posizione debitoria, l'importo, la data di pagamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento, la causale, lo consegniamo allo sportello e poi effettuiamo il versamento. Qui siamo per analogia nel mondo digitale, ma diciamo, la modalità e il tipo di pagamento rimane esattamente quello. Il secondo tipo di pagamento che possiamo fare in MPay invece è il pagamento con avviso. Il pagamento con avviso, per analogia con il mondo cartaceo, corrisponderebbe al classico bollettino cartaceo precompilato. Come in quel caso, anche in questo, nulla dobbiamo fare per pagarlo. Non dobbiamo inserire alcun dato, è tutto già premarcato, dobbiamo solo consegnarlo allo sportello ed effettuare, diciamo, il versamento. Un ulteriore ed ultimo tipo di pagamento è il pagamento delle prestazioni sanitarie, il versamento del ticket, diciamo. Anche qui, il pagamento non si discosta di molto dal pagamento con avviso. Sostanzialmente stiamo pagando delle prestazioni sanitarie semplicemente inserendo il codice della prestazione sanitaria che abbiamo ricevuto. Volendo rappresentare MPay attraverso i numeri, giusto per darvi un'idea della dimensione, diciamo, della piattaforma e della varietà dei servizi che essa ci offre, abbiamo qui elencato alcuni numeri, abbiamo inserito alcuni numeri importanti. 330 enti già presenti, 226 comuni, 18 unioni di comuni, unioni montane, 3.786 servizi di pagamento, 150 servizi di trasporto scolastico, 167 servizi di mensa scolastica, 123 multe verbali di contravvenzione, 139 servizi di pagamento della classica occupazione di suolo pubblico, declinata nelle sue varie forme, COSAP, TOSAP, canone unico da quest'anno. Ultima, ma non meno importante, funzionalità che la piattaforma ci offre è quella di pagare il bollo auto. Vediamo ora di trattare proprio step by step il pagamento spontaneo. Vediamo esattamente come si fa un pagamento spontaneo utilizzando MPay. Prima di pagare, però, ricordiamoci di avere a disposizione alcuni elementi importantissimi. Dobbiamo sempre avere con noi la mail, la nostra mail, quella che
quella che sarà utilizzata dal sistema per recapitarci la ricevuta di pagamento. Dobbiamo avere con noi il nostro SPID, le credenziali dello SPID e anche le credenziali, se vogliamo, o meglio la nostra mail, cioè quella mail che abbiamo utilizzato per registrarci sul portale PagoPA, il portale dove effettivamente avviene il pagamento. Come terza e ultima cosa, assicuriamoci di avere con noi le credenziali per utilizzare la nostra carta di debito o credito, le credenziali di accesso al nostro conto corrente o semplicemente le coordinate bancarie, e se vogliamo utilizzare qualche altro metodo di pagamento consentito come PayPal, Satisfy e altri, anche in questo caso è bene avere con noi le credenziali che ci hanno fornito per utilizzare questi servizi di pagamento, queste modalità di pagamento. Una volta che abbiamo con noi questi strumenti, queste informazioni, ci colleghiamo alla piattaforma, il link non ve lo ricordo, lo vedete già nella slide. Per prima cosa andiamo a utilizzare la funzionalità dei pagamenti online, quindi andiamo a fare il pagamento cliccando sul pulsante vai ai pagamenti. La schermata che visualizzeremo è una schermata dove dovremo individuare il servizio di pagamento che ci interessa, effettuando un filtro prima per provincia e poi per ente. Individuato così il servizio di pagamento, in questo caso per esempio le rette asilo nido per il comune di Loreto, la MPay ci offre una schermata che ci chiede di inserire i dati del pagamento, i dati che compongono la posizione debitoria. Non sono molti, ma sono importanti. Quindi qui dobbiamo inserire l'importo da corrispondere, la causale del servizio, il cespite se lo vogliamo indicare e l'anno di riferimento. Successivamente, specificato se la nostra residenza è all'estero oppure no, come vedete il portale ci chiede di specificare nome e cognome e il nostro codice fiscale, unitamente anche al nostro indirizzo. Questi sono i dati di chi effettua il pagamento e quindi bisogna indicarli. La schermata successiva è una schermata semplice, è una schermata che ci riepiloga i dati di questo pagamento e ci dà la possibilità di verificarli. Li controlliamo, se qualcuno di questi fosse sbagliato, torniamo indietro, lo correggiamo e poi ritorniamo in questa schermata. Se invece tutti i dati sono verificati, sono corretti, a questo punto, come vedete in basso, abbiamo la possibilità di fare due scelte. O generiamo l'avviso PagoPA, oppure procediamo immediatamente al pagamento online tramite la piattaforma MPay, cliccando sul pulsante aggiungi a carrello e paga. Vediamo la prima modalità, cioè stampiamo un bollettino, ce lo portiamo con noi ed effettuiamo il versamento in modalità offline, fuori della piattaforma, in un momento che sceglieremo noi, andando nel punto che scegliamo noi per effettuare il pagamento. Il bollettino ce lo possiamo portare in tabaccheria, una ricevitoria Sisal, ce lo possiamo portare presso uno sportello Bancomat e utilizzarlo lì, oppure lo possiamo anche utilizzare andando ad uno sportello postale. Quindi in questa maniera, cliccando sul tasto Genera avviso PagoPA, il portale ci mette di fronte il bollettino in formato PDF che possiamo poi scaricare, il bollettino chiamato tecnicamente appunto avviso PagoPA. È un bollettino dal formato standard, è uguale, è così per tutta Italia, cambiano solo i dati dell'ente, della posizione debitoria ovviamente e dell'ente creditore. Se invece
non vogliamo pagare in un secondo momento, ma vogliamo approfittare per pagare subito quanto dovuto, in questo caso dobbiamo, come già detto, premere il pulsante, aggiungi al carrello e paga. Fatto questo, il portale ci indirizza a quella sezione della piattaforma che si chiama carrello. In questo carrello vediamo i dati semplici del pagamento che abbiamo scelto, quindi procediamo cliccando il tasto avanti. A questo punto la piattaforma ci chiede un dato importante, l'email di conferma. Che cos'è? È la mail, la nostra mail, che il sistema utilizzerà per recapitarci l'attestato di avvenuto pagamento. Andiamo ancora avanti, anche qui, in questa seconda schermata, la piattaforma ci chiede ulteriori informazioni, e cioè il codice fiscale e la denominazione, nome e cognome della persona che effettua il pagamento. Anche questi sono dati importanti ed essenziali. Detto questo, la piattaforma ci reindirizza al nodo centrale, a PagoPA, e qui l'utente si deve autenticare, cioè far riconoscere, utilizzando il proprio SPID o in alternativa la propria mail. Perché, lo ricordiamo, il pagamento vero e proprio, la transazione avviene sul nodo centrale. Una volta autenticato, il cittadino si troverà a scegliere a fare l'ultima scelta, cioè a scegliere qual è la modalità di pagamento che preferisce. Il portale ci dà la possibilità di scegliere fra carta di credito o debito, conto corrente, altri metodi di pagamento. Ovviamente ognuno sceglie quello che preferisce e di qui in avanti ovviamente il tutorial non può illustrare tutte le varie schermate che il cittadino potrebbe visualizzare, perché dipende appunto dalla modalità del tutto soggettiva e personale che sceglie. In ogni caso, da qui in avanti è facile effettuare e finalizzare il pagamento, e una volta finalizzato il pagamento, avvenuto il pagamento, la piattaforma ci fa ritornare all'applicativo MPay e qui ci visualizza l'attestato di avvenuto pagamento, che ci dà sicurezza che il nostro pagamento di fatto è avvenuto. Ricordiamoci una cosa: a pagamento avvenuto, nella mail che abbiamo indicato, riceveremo due comunicazioni. Una proviene dal circuito bancario, quindi il nostro prestatore di servizio di pagamento ci comunica che è avvenuta sul suo circuito la transazione. Nell'altra mail ritroviamo, come già detto, l'attestato di pagamento per il servizio che abbiamo scelto di pagare. Tutto qua. Sembrano tanti passaggi, ma in realtà il tempo per farli è molto breve. Vedrete che è molto più semplice farlo che parlarne, che dirlo. Vediamo ora come si fa invece il pagamento di un avviso, di un bollettino. Anche qui ci colleghiamo alla piattaforma. Ancora una volta scegliamo il servizio filtrando per provincia e poi per ente. Stavolta la schermata che vedremo non sarà una schermata complessa come nel caso precedente, ma una schermata più semplice, perché qui la piattaforma ci chiede un solo dato. Qui dovremo inserire il codice identificativo del bollettino, il codice avviso. Basta solo questo dato per rievocare la posizione debitoria e quindi procedere al pagamento. Una piccola informazione è importante. Nel momento in cui indichiamo il codice avviso, la piattaforma interroga, i dati centralizzati che compongono la posizione debitoria, e potrebbe essere che a video ci visualizzi un importo del pagamento che non corrisponde di fatto a quello registrato, riportato nel bollettino cartaceo che abbiamo in mano. Questo potrebbe, eh,
Questo perché il sistema ricalcola in automatico l'importo del pagamento, nel senso che l'importo è calcolato in tempo reale. Se stiamo procedendo ad un pagamento oltre la data di scadenza che ci è stata chiaramente indicata, è possibile che l'importo sia maggiorato di eventuali more o sanzioni. Quindi attenzione, ma non meravigliatevi se questo capita. Una volta appunto verificato i dati di pagamento, procediamo oltre, e qui la procedura è molto simile a quella già vista: inseriamo il pagamento nel nostro carrello, inseriamo la nostra mail dove ricevere l'attestato di avvenuto pagamento, indichiamo il nostro codice fiscale e il nome e cognome della persona che effettua il pagamento, autentichiamoci all'interno del portale PagoPA, scegliamo la nostra modalità di pagamento che preferiamo e portiamo a termine il pagamento. Anche in questo caso due le mail che riceveremo, una dal circuito bancario, l'altra da MPay con l'attestato di avvenuto pagamento. Ovviamente una cosa anche qui è doverosa ricordarla: con MPay non si deve necessariamente pagare o fare un pagamento alla volta, si possono effettuare più pagamenti in maniera simultanea, si possono pagare più bollettini anche di diverso tipo, bollettini premarcati e bollettini spontanei. Mettiamo tutto nel carrello come quando andiamo a fare la spesa, una volta verificati e scelti i pagamenti, procediamo al pagamento in un'unica soluzione di tutti quanti. Vediamo ora il terzo tipo di pagamento: come facciamo a pagare il ticket, come facciamo a pagare le prestazioni sanitarie. Anche in questo caso andiamo nella piattaforma, scegliamo la sezione pagamenti online, scegliamo il servizio filtrandolo per province e poi per ente. Una volta ecco, scelto l'ente, che in questo caso è un ente che appartiene alla sanità regionale, l'unica differenza che possiamo osservare rispetto al pagamento con avviso, di cui abbiamo appena parlato, è che qui stavolta il portale ci chiede non il codice avviso, ma il numero della prenotazione. Semplicemente bisogna riprendere la prenotazione della prestazione sanitaria e inserirla insieme al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e procedere. Ovviamente facciamo aggiungere al carrello, andiamo ancora avanti, le fasi sono le stesse che abbiamo già visto: email di notifica, codice fiscale e nome e cognome di chi effettua il pagamento, entriamo in PagoPA, scegliamo la modalità di pagamento e facciamo concretamente il pagamento nel circuito che abbiamo scelto. Ancora una volta due le mail che riceviamo dal circuito bancario e da MPay con l'attestato di pagamento. Come vedete sono modalità estremamente semplici. Vediamo invece ora di occuparci della seconda sezione del sito, quella denominata estratto conto. Abbiamo già detto che qui possiamo fare due tipi di operazioni: o visualizzare lo storico dei nostri pagamenti, di quelli già fatti, oppure visualizzare la lista di pagamenti che sono ancora in pendenza, cioè che dobbiamo ancora fare. Allora ci colleghiamo alla piattaforma, scegliamo la sezione stavolta estratto conto, vai all'estratto conto, qui la piattaforma ci chiede di farci riconoscere, di fare il login. Lo facciamo utilizzando le credenziali che sono in nostro possesso, che possono essere di diverso tipo. Il portale FedCoesion, che utilizza il portale di autenticazione della Regione Marche, ci dà modo di utilizzare le credenziali che meglio vogliamo utilizzare per riconoscerci. Possiamo utilizzare delle credenziali che ci ha rilasciato la Regione Marche, in questo caso scegliamo Entra con Coesion, oppure possiamo utilizzare le credenziali valide in tutto il territorio nazionale, quindi lo SPID di cui abbiamo parlato,
la CIE, la nostra carta d'identità elettronica, oppure anche una smart card. Questa terza modalità di autenticazione la troviamo indicata se scegliamo il pulsante Entra con Cohesion. Fatta comunque l'autenticazione, a questo punto entriamo nel vivo, diciamo, di questa sezione e scegliamo ancora una volta, filtrando per provincia, l'ente il cui database vogliamo interrogare. In questo caso, per esempio, possiamo tranquillamente scegliere per esempio il comune di Maiorati Spontini, come vedete in questa slide. La piattaforma ci fa vedere che i dati del pagamento, cioè ci riporta l'anno di emissione, il numero di documento, del documento con cui ci è stato comunicato di dover procedere a questo pagamento, la data di notifica con cui appunto abbiamo ricevuto questo documento, l'importo da corrispondere, eventuali cifre che fossero già state pagate, il saldo da pagare e quindi le due icone, la X se vogliamo togliere questo pagamento, invece l'altro bottone per procedere ad effettuare il pagamento. Anche qui, se invece vogliamo, e qui torno alla modalità, la seconda modalità, diciamo così, la seconda funzionalità dell'estratto conto, se vogliamo consultare lo storico di tutti i pagamenti che abbiamo già effettuato, anche qui dobbiamo fare una piccola ricerca, quindi possiamo filtrare lo storico dei pagamenti per anno di emissione, numero del documento e tipo di servizio. Diciamo che non andrei oltre per approfondire l'uso della piattaforma MPay. A questo punto io vi invito tutti a provare ed eventualmente poi, se avete difficoltà, eventualmente si può provare a chiarire difficoltà e problematiche volta a volta, ma sicuramente non ne avrete nessuna, perché è veramente un gioco da ragazzi effettuare il pagamento con